Buongiorno ragazzi, allora è tardissimo, è mezzogiorno e mezzo e ancora non ho iniziato a fare niente a parte mettere a posto e portarmi il piccolo in laboratorio. Da oggi, forse da oggi per sempre, lui sarà in laboratorio con me. Lui è Pippi, il nome non l'ho scelto io ovviamente. Ma detto questo, veniamo subito a bomba. È tardi, ho sprecato un sacco di tempo a montare il video YouTube perché l'aggiunta dei sottotitoli mi ha complicato tutto il flusso di lavoro e mi ha dato un sacco di problemi. Non che vi riguardi, ma vi condivido anche i problemi, mica solo la ficcanza. Ovviamente non è che io finora abbia dormito, finora ho fatto altro, come vi ho detto, e in più stamattina alle 7 in punto, perché non sono l'unico che si sveglia presto, San Gianluca mi ha portato la fresa, mi ha portato la Tornado per fare il lavoro, quindi oggi a bomba andiamo su questo lavoro. Faccio ancora un test sul listello di ieri e poi vediamo di fare direttamente quelli buoni. Però ho già visto che devo fare una modifica a quello che ho fatto ieri perché sì. In pratica ieri quando ho realizzato questo ho fatto i conti senza l'oste, ho aggiunto uno spessore che mi serviva per non andare contro quelli che sporgevano, ma non ho contato quanto effettivamente sporgesse la fresa, perché non ce l'avevo, quindi per cui quello spessore va ridotto. Non un gran problema, una roba che si accozza subito in 2 minuti e lo facciamo. Non faccio in tempo a far vedere il cane in laboratorio, che già arrivano i messaggi. Guarda che mangia il legno, il multistrato è tossico, c'è la colla. Non sono deficiente, ve l'ho già detto 1000 volte ragazzi, sono stupido ma non cretino. Il cane non mangia niente, non è lui la bestia di Satana, è quello grande. Lui è lì tranquillo, se ne sta in cuccia, pacifico ed è rilassato. Allora, modifica fatta, adesso dovrebbe funzionare come si deve. Infatti ora se vado ad abbassarla, adesso ho messo il misuratore, ma il limitatore, ma raggiunge perfettamente il pezzo. Io l'ho già settata per questa prima prova. Questa prima prova è l'altro lato del listello, così quello che ho fatto ieri, l'unico listello di test che ho. Così almeno vedo sia se spiana come si deve, sia se riusciamo a fare qualcosa a squadro, un fronte contro l'altro, anche se in realtà qua è leggermente sollevato perché questo aveva lo spessore, ma come prova non mi importa. Niente, direi di provarla, vediamo se perdo 2 dita, se viene il lavoro come si deve, se sbreccia tutto e com'è questa Tornado. Allora, il contenimento delle polveri me lo scordo, perché essendo aperto sotto è inutile che io metta la protezione sopra per aspirare, tanto spara tutto sotto. Poi, allora, dove sono riuscito a passare, la finitura è pressoché perfetta, una carteggiata a 120 ed è a posto. Devo stare un po' attento a quanto asporto, qua ho asportato tantissimo, però anche qua devo dire che qua sotto era più spesso, perché anche dall'altra parte avevo asportato solo un pezzo. Quindi questo è in effetti tutto la stessa misura. Poi qua era un po' più basso e quindi non ha asportato. L'unico problema è questo, come sospettavo, perché? Perché la fresa è da 35, il cerchio non lo fa perfettamente, la diva, e quindi quando arriva a ridosso del bordo, spacca il bordo. Questo problema però dovrei risolverlo facendo una passata a metà e un'altra passata a metà. La Tornado è da 35, non è il modello da 60, con il modello da 60 avrei portato via tutto. No, non comprerò la Tornado da 60, anche perché io non spiano tavole, quindi non investirò 100 euro in una cosa che devo usare una volta. Userò questa che mi ha prestato Gianluca. Ora, basta prove. Si va in bella. Si va in bella e quello che succede, succede. Questi qua sono i 2 di test. Uno era quello che avevo tutto carteggiato a mano, che non è venuto a
pari neanche a pagare, per cui adesso si va direttamente in bella con la Tornado. Con le dovute accortezze è venuto come si deve, quindi fare mezza passata, due passate sostanzialmente, per far sì che la fresa non inconti proprio il bordo al suo limitare, e muovere poi la dima per andare a coprire la parte dritta, così che adesso questo qua sia tutto perfettamente planare, e anche girandolo rimane tutto completamente in appoggio. A me non serve che sia perfettamente dritto e non svirgolo, basta che sia a 90 gradi, perché tanto poi a tenerlo tutto assieme perfettamente ci penserà il sistema di giunzione di tutti i pezzi. Ora, prima di fare l'altro lato devo fare gli altri, perché non voglio fare subito questo lato, così individuo quello a cui mi devo abbassare di più per ottenere la misura finale. Il lavoro è lungo, lunghissimo, il lavoro è sporca da morire e penso che voi non abbiate niente da vedere oggi, perché devo farli tutti. Sono 18, quindi con attenzione e pazienza li faccio tutti. Al di là dell'erciume che è questo lavoro, sono a metà. E devo dire che una volta presa la mano e trovata la quadra su come usare il jig, vengono, non bene, di più. Sono perfettamente a squadro, sono liscissimi e stanno venendo benissimo. Guardate questo con anche tutte le venature che ho lasciato apposta. In pratica alla fine non lo sto usando come un compasso. Sto lasciando completamente libero il pin centrale, cioè svitato, e mi muovo avanti e indietro in modo da coprire tutto e andare a sovrappormi. È molto più facile e anche molto più incasinato. Sono a metà, so che non sto facendo tante storie né vi sto facendo vedere granché, ma abbiate pazienza, la priorità come sempre va al lavoro e io voglio finire sto lavoro entro oggi, fronte e retro, così ridò la fresa al legittimo proprietario. Ho avuto problemi solo con un paio che si sono assottigliati un po' troppo. Da prima vabbè, ho tipo bestemmiato in turco. Poi ho capito una cosa, che primo, perfetti, a me in realtà ne servono due, come dicevamo quando li stavo curvando. Ne servono due perché sono quelli che si vedono benissimo sul fronte, gli altri sono nascosti. Se poi qualcuno non dovesse venire esattamente come dico io, o è troppo sottile, o mi va a inficiare la dimensione di tutti gli altri, io posso benissimo, anziché fare 9-9-18, 9 sezioni, farne meno e aumentare la distanza tra loro. Insomma, sono abbastanza libero, ho abbastanza margine modificando il progetto di ottenere quello che voglio. Ora però faccio una pausa, anche perché sono pieno zappo di segatura e anche infastidito. Infatti Pippi l'ho riportato di là perché non avendo attaccato l'aspirazione qua sta volando troppa roba per fargli respirare. Faccio 3 ore di lavoro e sono a metà. Tutti fatti, una faccia, manca l'altra faccia. Fra l'altro sembra che io abbia fatto i conti giusti. Tant'è così incredibile che ho ricontrollato 20.000 volte. Perché? Allora, sono 9 listelli, ok? E 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 spazi. 9 listelli e 8 spazi. Il mobile volevo venisse approssimativamente 45 di profondità, sembra che io questi riesca a portarli tutti alla misura che mi ero prefissato, cioè 25, 30 per 25, così 25 per 9 fa 22,5, più gli spazi da 3, perché gli spazi orizzontali sono come il verticale di quello, che fa altezza, sì, dovrebbe 46 qualcosa, sì, 45 circa. A memoria di cronaca, il mio listello curvo finito era 30x32 o 30x30, a seconda di come si era gonfiato o no. Però gli slittamenti tra uno e l'altro, quando li ho messi in pressa, avevano portato anche a 30x35. Io adesso il 30 ce l'ho fisso, che è il suo spessore, il suo fronte, la sua altezza, perché li sto usando girati. Lo spessore deve diventare 25, quindi in alcuni ho più di 2 mm, in altri ho 2 mm scarsi per riuscire a portarlo a misura. Tipo questo e questo, che si vede già che sono proprio al pelo. È anche vero che vanno rastremandosi, perché si erano slittati diversamente dall'inizio alla fine, ma io non devo usarli fino a qua, devo usarli circa fino a qua, quindi dovrei esserci.
Mi ero dimenticato che questo era un lavoro ad alto rischio di fallimento da principio, però dovrei esserci. Ora, vedo di pulire un po' il devasto, ma neanche tanto perché. Oh, ma neanche tanto perché tanto ne devo fare ancora e li rimetto uno a uno in tritanna e li porto a 25. E questa è la parte divertente del lavoro perché c'è da piallare tutta quella roba a spessore. Tutta quella roba va piallata a spessore, sfilata e poi sto rivalutando se fare, come fare i giunti, però un pezzo alla volta, come fare i giunti ne discutiamo poi. Oggi ve l'ho detto, oggi giornata propedeutica per avere tutto pronto, poi ci sarà da piallare. Forse un po' presto per parlare, però stanno sorprendentemente venendo giusti. Ma questo purtroppo è l'unico modo che ho per appoggiarli per farli stare in piedi, perché non stanno in piedi, non sono rifilati. Però questa è la loro proporzione, è tutto sballato, girato così, però forse è così, così è più o meno quello che si percepisce. Allora, questa è la proporzione, sto rivalutando lo spazio in mezzo, che forse può essere anche un po' più di 3. Posso vederlo anche intero e dipende anche dai distanziali che trovo, però loro sono così, 3 per 25, cioè 30 per 25. Secondo me ci sta, l'effetto è un mobile molto molto difficile da immaginare perché è particolare questo effetto, vedo o non vedo, però vedo già che da lontano più o meno l'effetto sembra essere giusto. Non lo so, lo penso che, dicevo, penso che lo scoprirò solo una volta messo assieme tutto. Tra l'altro io non potrò mettere assieme le curve e poi il resto, dovrò mettere tutto assieme per forza. Faccio vedere ancora, vediamo se. Allora, la proporzione degli stessi mi piace, cioè la proporzione del singolo mi piace molto, 30 per 25. Dal fianco sono molto esili, adesso in mezzo c'è forse più di 30 di spazio, lo sono appoggiati, però c'è anche quel traverso lì che rompe le palle, però sì, sembra esserci. Non lo so ragazzi, ripeto, è molto molto complicato. Spero. No, non finirò mai, sono le 6, non finirò mai di piallare tutti questi. Domani piallerò tutto fino alla fine. Oggi non riesco a finire assolutamente. Marco invece mi chiede perché partire da uno spessore 30 per poi arrivare a 25, se non bastavano 2 mm di materiale da togliere. Grazie al cazzo. Questa voglio vedere come la traduce. Grazie al cazzo perché avessi saputo io prima che effettivamente le curve non si sarebbero distorte, avrei fatto 27 anziché 30 per togliere 2 mm, ma io quando le ho messe in pressa non avevo idea se questi qua fatti a 3 pezzi come quelli singoli si sarebbero distorti, quindi ho preferito tenermi più margine. Ho buttato nel water più materiale, però almeno sono sicuro. Oggi mi fermo a 3. 3 di 18. Finite, poi saranno anche da carteggiare. Poi ci sarà il problema di capire come forarle esattamente per come devo, dove sono i puntini rossi, come fare questo incastro qua, come fare questi fori qua esattamente nella stessa posizione di tutti. E non mi dite sovrapponendoli, devo prima calcolare dove finisce la curva. Però l'effetto finale già io lo vedo, sono giusto, lo so, lo sento. Mi fermo qua ragazzi oggi che sono stanco, questo lavoro è piuttosto massacrante, finirò domani mattina e poi ho anche mal di denti oggi, quindi proprio una rottura di palle, mal di testa e mal di denti, una rottura di palle assurda. Ora fammi una birra che anestetizza, ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, poche parole oggi, ci sono da finire tutti quelli, 3 fatti, 15 da fare, quindi. Fin quando non li ho finiti tutti, non dico una parola.
Oddio, ci sono ragazzi, le ho finite, eccole qua. Eccole qua, le 18 curve del Mobilify. Ora, non sono tutte alla stessa altezza per il semplice motivo che appoggiano sullo scarto che andrà tagliato. Sono venute quasi tutte perfette, ad eccezione di un paio che mi si sono strappate, tipo questa, che è venuta via tutto un tocco, però per fortuna posso sempre nascondere il tutto nella parte bassa della curva e in mezzo, così che non si veda. Ora manca ancora, queste sono a misura ma sono grezze, devo ancora carteggiarle, capire cosa fare con gli spigoli, se 45 gradi, una levigata a mano veloce, uno stondo, ma lo capisco quando ho fatto il resto del mobile, e la finitura che è ancora da decidere. Quindi tutto sto lavoro fatto finora è solo l'inizio del mobile. Sono passati esattamente 2 mesi dalla prima curva messa in pressa, 4 dalla prima prova a vapore e 5 dalla costruzione della steam box. Io spero che questo mobile non venga una schifezza, perché sennò è un problema, è veramente tanto tempo e materiale buttato nel water. Allora, adesso le curve le lascio stare e rimangono così, perché c'è da decidere una cosa, c'è da capire una cosa, c'è da fare le strutture dietro, quindi tutta la piallatura di tutte quelle tavole, compreso il fatto che il Bixuka non ha sacchi, e capire come fare gli incasti, perché tutte le fette del mobile sono uguali tranne la prima, e la prima comanda per incastro, per capire come incastrare le varie sezioni. Che la prima è l'unica che non avrà i fori passanti, perché avrà dietro le boccole per tenere la parte filettata, però c'è da capire questo incastro qua. Questo è lo snodo di tutto, l'unico punto dove si incrociano 3 pezzi. Se vi ricordate, l'idea di tenere assieme tutti i vari pezzi delle singole fette era fare gli incastri a mezzo spessore, in modo che poi la barra filettata tenesse tutto strozzato con questi. Ogni fetta quindi avrà tutti i mezzi spessore. Quello, lasciate stare questo che ha una proporzione diversa perché era una prova. Quello che cambia quindi è qua, l'incastro qua, dove non posso fare più di mezzo spessore. Quindi io avevo pensato di risolverla semplicemente così. Quella parte orizzontale prosegue un po' oltre la curva, e la curva, dato che ho molta abbondanza, si aggancia semplicemente con un domino, così che tutto l'ovale sembri un pezzo unico, e poi iniziano i mezzi spessore. Per riuscire a fare bene questa cosa devo fare bene i conti. Poi come tagliare la curva, come forarla secondo tutti i vari punti è un altro problema, come tagliare la curva esattamente dritta, ma ci penso poi. Ora cerco di capire quanto lunga deve essere. Stavo dicendo, faccio i conti di quanto deve essere la barra più lunga e di che pezzi mi servono. La versione che vado a realizzare è la lunga B, quindi quello in testa orizzontale e quello al piede orizzontale sono i più lunghi, perché comprendono un pezzettino di curva che poi viene fissato a domino. Questa e questa sono più corte, questa è più corta ancora, insomma devo contare che misura e quanti pezzi mi servono e quante strisce, 30 per 25 per tutte le varie lunghezze, così poi posso piallare le tavole, tagliarli tutti e poi pensare agli incastri. Avevo pensato di tenere anche tutto assieme col domino, così non far vedere niente, però andrei a forare dopo esattamente dove c'è il domino, e poi fare un incastro del genere col domino, a parte volerci 1000 pezzi di domino, non è proprio una cosa semplice. Quindi direi che, a parte tutta la parte propedeutica finita delle curve, anche se vanno ancora rifinite, ora parte il mobile con una grande piallata. Ok, ho tutti i conti e ho fatto uno schemino semplicissimo, così non mi posso perdere. Molto semplicemente, i colori stanno alle quelle che devo fare. Le due più lunghe da 2,20 sono 18 pezzi, perché 2 per ogni sezione per 9, vabbè. Le più corte sono da 215, una differenza minima, 2,5 di qua, 2,5 di là, solo per andare a prendere un po' la curva e non avere la sovrapposizione qua dell'incrocio a 3. Anche perché, ripeto, io vorrei che almeno curva e queste qua sembrassero un pezzo unico, per quanto possibile. E poi tutte le altre. Sono 99 pezzi totali. Ho la sensazione di avere, per una volta, fin troppo materiale. Forse. Mi troverò ancora una volta, come col lavoro dello sgabuzzino, tantissimo faggio che odio. Allora, se non ho sbagliato il ragionamento, l'unica fetta intera che io devo preassemblare è la prima. Le altre posso assemblare mentre metto assieme tutto sulla barra filettata, quindi infilando pezzo per pezzo tipo puzzle. Ma l'unica che deve essere già intera da subito per potermi permettere di mettere la boccola
è la prima. Quindi adesso vado a spessorare i pezzi, vado a spessorare le tavole, a ricavarmi quelle della prima e faccio un test subito per vedere, cioè subito, il tempo di fare il lavoro, per mettere assieme la prima e vedere com'è esteticamente. Perché le altre posso benissimo infilare pezzo per pezzo e incastrarlo. Mi state già dicendo che i distanziali fanno schifo. Ragazzi, i distanziali non sono questi, questa è solo una prova. Anche perché sui distanziali devo fare un ragionamento, cioè voglio capire una cosa, ma lo capisco solo quando ho tutti i pezzi. Quello che io devo e voglio capire, ma lo capisco solo quando ho tutti i pezzi pronti, è, mentre sono sicuro che la prima fetta, quella frontale, ha bisogno della boccola, la barra filettata c'è sicuramente, io quello che devo capire è se anche il distanziale deve essere filettato. Perché se il distanziale può non essere filettato, cioè può essere un tondino di qualsiasi materiale che si va a infilare sulla barra e solo il dado annegato nello spessore alla fine stringe tutto, io ho molta più scelta. Se però il dado non dovesse riuscire a stringere e dare solidità a tutta la struttura, ho bisogno di questi filettati. Allora ho meno scelta, perché non è che ci sia tanta roba in commercio. Poi devo capire anche la dimensione della barra filettata, se è M8 o qualcosa di più. Però lo capisco tutto dopo, ora mi concentro solo sui pezzi. Ora metto via le curve e prima di piallare apro i pacchi Amazon che sono arrivati ieri. Allora, i due pacchi Amazon che sono arrivati sono... da Paolo, che è rapidissimo e sul pezzo, mi manda i pennarelli per la lavagna e li uso immediatamente perché ho dimenticato due cose. E Gas, che mi invia una bilancia di straprecisione fino a 0,1 grammi per la resina. Questa mi sarà utilissima perché ho già un progetto con la resina, resina vera. Ma usiamo subito i pennarelli perché ho dimenticato due cose all'elenco che avevo fatto. Avevo dimenticato qua per il lab il progetto... della disc sender big col motore della lavatrice e poi non in home ma in cell, che è il progetto che vi dicevo quando ho fatto il discorso, la chiamerò semplicemente cassettiera. Sono leggermente più scuri degli altri, vorrei anche vedere, magari poi riscrivo anche gli altri. Grazie mille per i regali, ragazzi, sempre utili per portare avanti i progetti. Ora mi metto a piallare, guardo bene le tavole, mi metto a piallare, portare tutto a spessore, poi sicuramente sarà da fare una pausa per pulizia lama, lungovena che è lercissima e probabilmente anche uno svuotamento del Big Suk, anzi guardo subito in che stato è, perché secondo me... no, ancora se la può cavare. Però a un certo punto andrà svuotato e andrà svuotato a mano in un altro sacco. Ragazzi, mi state proponendo in tantissimi di fare i distanziali filettati con la stampante 3D. Senza andare a indagare il perché e non il perché, senza considerare il fatto che non ho ancora la stampante 3D, non sarebbe proprio il caso. Mi sembra proprio un'idea del cazzo. Quello lì deve essere possibilmente un materiale diverso, possibilmente anodizzato nero come lo stereo, metallico per fare il paio legno metallo, ma non la stampa 3D. Ora la piallatura invece. Le tavole sono tutte da 40, vanno portate a 25, no scusate a 30, non mi devo sbagliare, vanno portate a 30, poi vanno sfilate a 27 e poi ripiallate a 25. Ho come l'impressione che piallerò fino a Ferragosto. Voglio proprio vedere quante volte svuoto il Big Suk. Allora, ho ben tre problemi e uno è con voi. Il primo problema è che, a conti fatti, adesso che ho fatto un po' più i conti, mi sa che non mi basta il legno. Mi sa che ne dovrò ordinare altro, sperando poi ce l'abbiano, ma comunque devo andare più avanti. L'altro problema è che piallare quelle lunghe, e voi direte, troncale prima, no. Semplicemente perché queste sono 2,30, a me serve 2,20 quella più lunga, quindi questo è quello che è. Piallare queste da solo... non è proprio una passeggiata. Il terzo problema con voi è che invece continuate a suggerirmi roba per i distanziali o materiali astrusi, e non state tenendo conto che i distanziali sono 436, quindi fai anodizzare di qua, falli produrre in titanio, falli fare in questa... ragazzi, 436, se ci volete mettere voi il cash, io non ce lo metto per produrli apposta.
E poi continuate a parlarmi appunto dei distanziali. Non siamo a quel punto, ragazzi. Non siamo a quel momento. Ora so che la buona norma vorrebbe... che io prima piallassi tutto a filo, poi piallassi tutto a spessore, in ultimo facessi i tagli. Ma se faccio così, muoio. Quindi, un po' piallo, un po' taglio e produco i singoli pezzi. Fra l'altro, per sfilare quelle una volta portate a 30, io non so se mi basta passarle tutte al banco, alla squadratrice, o mi conviene un taglio, una piallata di costa, un taglio, una piallata di costa per avere un risultato più preciso. Non lo so, però mi faccio un caffè. Allora, ho piallato quelle lunghe lunghe che mi servono, le 5 che mi servono lunghe lunghe, che secondo me poi me ne servono 4 e mezzo, e quelle corte, quindi rispettivamente, quelle corte secondo me non bastano neanche, rispettivamente i D, A e B. Ho piallato una costa e una faccia. Qualche considerazione sparsa, così a cioè in ordine sparso. Questo lavoro è iniziato con il giubbotto riscaldato, vado avanti a piallare ancora un po', finisce direttamente in perizoma. Se mi basta il materiale, mi basta veramente veramente al pelo, ma proprio al pelo pelo pelo, più che altro perché ho qualche scarto di là ancora di qualche listello che potrebbe andare bene a misura. Le tavole hanno venatura varissima, ci sono queste bellissime che non ne avevo mai viste, così belle, di faggio, e queste qua da foppa pedretti. Bisognerà capire come accostarle poi alle curve, ma secondo me forse la soluzione migliore di tutte è, secondo me, non occuparsi affatto di questo aspetto e lasciare che avvenga un mashup di tutte, però lo vedo dopo quando le avrò tagliate alle stelle. Intanto sui distanziali, sul metodo di serraggio, voi continuate a dire la vostra. Io, ragazzi, un po' vi considero, un po' no, perché mi sono concentrato su altro, su non sbagliare i tagli, che è la cosa principale per me adesso. Il serraggio lo vedo dopo. Non sono così d'accordo che con chi mi dice che ci va basta un bullone alla fine. Secondo me ci vuole, devono essere stretti fetta a fetta per avere la solidità giusta, anche perché ho fatto un test apposta e soprattutto per evitare che il distanziale scavi all'interno del legno. Qualcuno mi chiede perché non realizzo io dei distanziali fatti apposta. Ripeto, mandarli fuori a fare, anodizzare è costosissimo, filettare io una barra di qualcosa invece è già più probabile, non ho la filiera ma mi posso attrezzare, rimane che sono 430 e passa da fare. Un'altra domanda che mi avete fatto in tanti è se non ho paura che dei listelli 30x25 si imbarchino così lunghi. Sì, ma no, perché in realtà è tutto completamente ingabbiato, quindi la parte libera più lunga è 32 cm. Che si imbarchi in questi 32 cm e faccia una curva è un po' difficile, ragazzi, perché tutto viene ingabbiato dove vedete i puntini rossi e dove ci sono tutti i distanziali, che ripeto non è detto che siano questi, quindi no, non ho questa preoccupazione qua. Al massimo questi lunghi possono imbarcarsi, ma secondo me no, non succede. Altra domanda è se non temo che la barra filettata alla lunga arrugginisca. È un mobile che comunque sta in casa, la barra filettata è zincata, non vedo perché dovrebbe arrugginire, cioè c'è un po' di umidità qua, ma non siamo nella foresta amazzonica. Ora, spessore, piallo a spessore almeno questi pezzi così poi li posso tagliare. Io non sono neanche a un terzo della piallatura. Mi tocca svuotarlo a mano in un altro sacchetto. Big Suka ha già svuotato due volte. C'è una cosa che non capisco, perché tutte le volte che piallo e faccio vedere un timelapse della pialla, arriva il Mirko di turno che mi impone, mi dice, no, mi ordina di mettere i guanti. E l'altra cosa è perché tutte le volte che dopo che ho piallato mostro il Big Suka pieno, arriva qualcuno e mi dice che sto sprecando un sacco di legno. Non capisco.
Allora, la pratica dei cani l'ho risolta. Questo giubbottino qua è fantastico, ragazzi. Riesco a uscire a portare i cani senza neanche mettere la giacca. Cappellino, mi accendo tipo Iron Man e vado. Allora, per sfilare queste, bisogna pensarci un attimo come, perché io non ho la ciuccia come Gianluca, il mio carro è piccolo, non è, insomma, poi pesano, sono un po' stanco per sfilare queste, ma le altre posso farle sicuramente. Quindi anche se sono un po' stanchino dopo oggi, dopo la tritata di stamattina delle curve, la piallata di adesso, lo svuotamento del Big Suca, direi che almeno voglio portare a casa il risultato di avere quelli. Quindi i componenti D, che secondo me quelli sono 4, no, ci vorrà un'altra mezza tavola per farli tutti e 18, però almeno quelli che riesco li sfilo. Ora come ora a me non interessa portarli a misura in lunghezza né fare i tagli a mezzo spessore dentro. Quello che a me interessa è solamente che abbiano lo spessore giusto. Poi quando li ho tutti dello spessore giusto li porto tutti a misura e poi faccio tutti i tagli a mezzo spessore, che devo capire come fare, quindi una fase alla volta. Il problema è che mi sa tanto, no, per questi due tagli la lama va anche bene, poi domani per gli altri è meglio dargli da pulita. Cambio lama, faccio un recheck al Big Suca e sfilo quelli, poi li ripiallo. Avevo pensato di procedere anche in un altro modo per comodità, ve lo condivido, ma non farò così. Prendere le tavole intere prima di farle tutte a filetti, poi fare i tagli a mezzo spessore, cioè dei canali, così mi venivano tutti uguali, e dopo andare a sfilarle e ripiallarle. Ho escluso questa idea perché semplicemente se io facessi i canali ho l'impressione che una volta che vado a sfilarle, non potendo mettere un pezzo martire proprio a metà dei canali, sbreccio tutto e poi sarei costretto a calcolare prima il giusto sfruttamento, mentre così se vedo che a metà della quinta tavola per esempio raggiungo il numero esatto, l'altra la tolgo, taglio a metà e ricavo qualcos'altro, tanto base per altezza sono tutti grandi uguali. Niente, era solo per condividere un metodo con cui non vanno fatte le cose. Un'ultima cosa e poi mi metto a sfilare queste robe. Mi state scrivendo in tantissimi perché i guanti con la pialla, perché andrebbero usati. La mia domanda, quando gli ho detto non capisco perché ogni volta che lavoro la pialla qualcuno mi suggerisce, mi intima di mettere i guanti, era ironica. Nella pialla non ci vanno i guanti, non ci andrebbero né guanti, né maniche lunghe, né barba lunga, né una sciarpa, né niente che possa penzolare, essere preso della pialla e trascinarvi con la faccia dentro la pialla oppure portarvi via un braccio. Era ironia sul fatto che molte persone parlano, dicono di fare le cose e non hanno mai neanche cucito l'uncinetto perché si caverebbero probabilmente un occhio. E qualcosina lo abbiamo portato a casa, quindi sapete che adoro le liste e adoro il pennarello time, ormai lancio pennarelli ovunque, quindi ho portato a casa. A e B non li ho ancora portati a casa del tutto perché devo sfilarli, mentre i D, 18 pezzi tutti, della E, quelle piccoline a 38, li ho ricavati dall'avanzo della D, ma ne ho presi solo 22, però ci siamo quasi, eccole qua, tutti i pezzi tagliati. Devo dire che sta andando via più veloce di quello che pensassi, Poi mi incasinerò probabilmente sui tagli a mezzo spessore. Altra nota positiva, il faggio che odio e che è stata una scelta di filosofia, vi ricordo essere stata una scelta così, perché sennò costava troppo il mobile a farlo in frassino, con queste venature devo dire che mi è andata di culo. Tanto è vero che prima di tagliare quelli corti da quelli lunghi ho pensato bene di mixare un po' tutti i pezzi, così non ho pezzi tutti uguali della stessa misura e viene un po' tutto venato così, dalla filosofia alla ficcanza. Quindi direi bilancio della giornata positiva, un sacco di roba portata a casa, un sacco di pezzi, le curve fatte, sono a buon punto. E adesso che sono a questo punto posso asserire che mi avanzerà sicuramente una tavola intera, che potrei pensare di usare per il basamento, che non ho ancora definito perché non avrà i piedi immobili ma avrà un basamento. Io avevo simulato
una cosa così nera e sicuramente su rotelle. Non lo so, basamento ci penso. Allora, giornata positiva, stranamente giornata positiva. Che dire? Ci sono ancora parecchi punti oscuri su cui fare luce. I distanziali, come tenere assieme il tutto, la finitura, cosa più importante, ma mi è stato consigliato un olio che voglio provare, me lo sono messo in lista e voglio provarlo. Che altro? Il basamento, che ruota il basamento, si è nascosto visibile, insomma, un bel po' di cose. Però la giornata devo dire che sono contento, tanto tutte le cose le vediamo work in progress man mano, come al solito. Una cosa vi chiedo, prima di staccare e andare a farmi una birra. Ed è una domanda che faccio soprattutto a chi lavora in una falegnameria. Quando piallo la superficie in resina del pavimento unita alla segatura che ho sotto le scarpe, mi fa scivolare parecchio. Cioè, quando io spingo, io uso lo scivolante sulla pialla e tutto. Quando spingo, arretro, scivolo. Che pavimento potrei mettere? Cioè, cosa potrei mettere lì davanti di antiscivolo? Non mi viene in mente niente. Mi viene in mente un tappeto, uno zerbino, ma si lecerebbe da fare schifo. Le mattonelle, quelle a incastro, con l'effetto puzzle, le ha prese Gianluca e mi ha già detto che si scivola. Avrei bisogno lì un pezzo, una passatoia davanti di superficie antiscivolo, sotto e sopra, ovviamente, che non scivoli lei e che non scivoli io. Se qualcuno sa qualcosa, batta un colpo. Io adesso vado a farmi una birra e noi ci vediamo domani. Mi è stata fatta notare una cosa. Il problema dello scivolamento davanti alla pialla potrebbe essere dovuto, ma non è certo, andrebbe verificato, alle scarpe nuove che sto usando, che hanno la suola nuova. Potrebbe, non è sicuro.